fatto delle commissioni durante la pausa. Parto tra 3 giorni, ricordi? Giusto, Scottsdale. Eccitante. Ma devi aiutarmi con la funzione interattiva sull'immersione con gli squali. Ma, Vicky, non posso credere che ti sei immersa con gli squali. Non mi sono mica messa ad accarezzarli, c'era una gabbia. Ah, non c'è gabbia abbastanza grande che può convincermi a farlo. Puoi startene tranquillamente seduta e vivere l'esperienza online. Aiutami, ti prego. Non hai 1 miliardo di follower su Twitter? Chiedi il beta test a loro. L'ho fatto, ma implica che devono leggere più di 280 caratteri alla volta, quindi... Come fai ad avere tanti follower? Faccio cose tipo immergermi con gli squali. Senti, mi dispiace, io non posso, devo lavorare sui miei siti. Più lavoro faccio qui, meno devo farne in vacanza. Stai andando a Scottsdale. Cosa farai lì? Giocherò a golf. Insomma, andrò alla spa e poi farò escursioni. Tu non fai escursioni. Potrei, solo se i sentieri sono ben tracciati. L'immersione con gli squali non è per tutti. Qualcuno preferisce passatempi più tranquilli. Intendevi noiosi e poco eccitanti. Non ho detto questo. Oh, c'è il tuo fidanzato Brad, dell'amministrazione. Oh, scusa. È come una giungla qui dentro. Non capisco come tu riesca a lavorare. È divertente e creativo. È rumoroso. C'è silenzio e pace in amministrazione, tanto per dire. Certo, no, credo sia meglio per l'azienda che io stia lontana dai libri contabili. Sei brava con i numeri. Io? Conto corrente, libretto di risparmio, fondo pensione. È il massimo che io riesca a capire, ecco perché esco con te. Hai fatto le tue commissioni? Fatte solo 3 giorni alle vacanze. Sai, vorrei tanto un caffè. Sì. Vorrei poter venire con te. Non innamorarti troppo di Scottsdale da non tornare. Ti aspetta una sorpresa di compleanno. Ti ho portato alla posta. Oh, grazie. Wow, questa viene dal Sudafrica. Sì, da Ukutula. È la riserva naturale del mio prozio Irving. Ci andai da bambina. Ah, e lì mi innamorai degli elefanti. Che c'è? Lo zio è morto. Oh, mi dispiace. Era così carino con me da bambina. Non lo vedevo da anni. L'ultima volta è stata quando è morto mio padre. Ma qui dice che mi cercano da un paio di mesi. Perché? Sembra che abbia lasciato una parte delle sue proprietà a me. Ma devo essere presente alla lettura del testamento. Ma è assurdo. Tu non puoi andare in Sudafrica. Beh, certo che non posso andare in Sudafrica. Della recinzione. Bene, 12 paletti in meno da cambiare. Lo consideriamo un progresso. Luasi, stiamo facendo un gioco pericoloso. Tutta la recinzione è da rimpiazzare. Beh, non proprio tutta, se hai già sostituito 12 paletti. Ali, così non mi aiuti. Non ti stavo aiutando. Non hai degli ospiti da portare in safari? No, non per un'altra ora. E poi, se vogliono vedere degli animali selvaggi, posso portarli qui e far vedere voi chiusi in gabbia. Sì, carina. Non abbiamo finito di parlare. Hai richiamato l'avvocato? Sì, certo. E cosa ha detto? Che finché non definiscono i dettagli della proprietà di Irving, dobbiamo stringere la cinghia. Lo ripetono da mesi. È talmente stretta che non respiriamo più. Magari stiamo mangiando troppo. Se solo mi ascoltassi, sistemerei tutto. Ah, ecco, ci risiamo. Che c'è? Lo stai facendo di nuovo. Sei convinto di poter risolvere tutto da solo? Ho sostituito 12 paletti da solo. E noi apprezziamo la tua passione per Ukutula. Non comportarti come se non l'amassi anche tu. No, è più sottile. Hai inarcato le sopracciglia, il che significa... Che fai, non vieni? Oh, no. No, tu risolvi tutto da solo. Non la spunterai questa volta. Ok, è per quel lavoro che mi hanno offerto negli Stati Uniti. Luasi, ti ho già detto che non accetterò. Ma se lo farai, partirai con le nostre felicitazioni e i migliori auguri per un duraturo successo. Sì, io ti ringrazio, ma... Che ci fa Artie Warrington qui? Un giro. Un giro? E perché? Beh, l'ha organizzato l'avvocato. Luasi, la sua famiglia ha degli squali di resort. Sono trappole per turisti, privi di qualsiasi autenticità. L'avvocato non penserà di venderla a lui. Beh, non dipende da noi. Oh.
Buonanotte. Andrai in Sudafrica. Sinceramente nemmeno io. Neanche sai cosa ti ha lasciato tuo zio. Ho parlato con l'avvocato e dice che è qualcosa di significativo, ma aspettiamo la lettura del testamento. Oh, prego, signore. Salve. Grazie. Significativo? Che cosa vuol dire? Non lo so. L'unica cosa a cui riesco a pensare è la sua collezione di fischietti da safari che suonavo sempre quando ero bambina. E tu andrai fin laggiù per dei fischietti? Perché è assurdo, sono pazza. Decisamente. Sai, mi sento come se dovessi farlo. Ok. Lo devo alla zio Irving. Stai attenta? No, mi conosci, Brad. Tengo i piedi ben piantati a terra. Nipote di Irving, di Chicago, è qui per la lettura del testamento. L'unica cosa che ha detto Luasi è che è una VIP e dovrebbe essere carina. Oh, e ti ha mandato lo stesso? Sono una compagnia piacevole. Mm-hmm. Aspetta, non è la nuova proprietaria, vero? Cosa? No. A chi altri può averla lasciata? Non credo che avesse una famiglia. E questo è il punto. Irving non ne ha mai parlato e non è mai venuta a trovarlo. Questo è vero, ma se è venuta per la lettura del testamento... Irving non avrebbe mai lasciato questa riserva a chi non l'amava come lui. Cosa ti fa pensare che non l'amerà? Solo una sensazione. Salve! Salve! Devi essere Kira. Ciao! Tom Anderson, capo ranger di Ukutula. Ally Botsford, anch'io una ranger. Ah, è un piacere conoscervi. Fa caldo qui. Già, com'è andato il volo? Mai stata tanto felice di toccare terra in tutta la mia vita. Non ami volare su piccoli aerei? Le impronte delle mie unghie sul braccio del pilota sono una prova? Non c'è un altro modo per arrivare qui? Offrivamo il trasporto sugli elefanti, ma non era molto conveniente. Davvero? No, non sfrutteremmo mai gli animali in quel modo. Lui scherza sempre, solo che non è divertente. Oh. Vogliamo andare all'oggio? Certo. Ok. Magnifico. Sai, vorrei fermarmi un attimo per rinfrescarmi. Dov'è l'aeroporto? Ce ne siamo liberati quando abbiamo rinunciato agli elefanti. Kira, aspettaci in quella jeep mentre noi prendiamo i tuoi bagagli, va bene? Va bene. Ok. Che ti avevo detto? Pensavo che saresti stato gentile. Fin troppo gentile. Non lascerebbe mai la riserva a una così. In fondo al sentiero. Ok. Kira, benvenuta. Sono Luasi. Ciao. Ma guarda, sei diventata una splendida donna e probabilmente non ti ricordi di me. Certo che mi ricordo di te. Oh. Mi davi di nascosto i biscotti in sala da pranzo. Shh, non dirlo a quei due. Sono insaziabili, mi tormentano. Sarai assetata. Andiamo, venite anche voi, c'è del tè freddo. Io non posso, ho l'ultimo gruppo della giornata e per gruppo intendo la signora e il signor Bagwell. Beh, Ally, grazie per il passaggio. No, è stato un piacere. Ci vediamo dopo nell'ufficio dei ranger? Sì, signora. Ok. Io prendo questa. No, ci penso io. Perché non vai dentro? Immagino che sarai accaldata. Sto benissimo. Davvero, ce la faccio a portarla. Certo che ce la fai, ma devo controllare se ci sono ragni prima. Ragni? Sì, belli grossi. Ce ne sono pure lungo il sentiero, quindi... Oh! Oh.
Era un bravo uomo. Sì, ho dei bellissimi ricordi. Avrei voluto conoscerlo meglio. Tu lo conoscevi bene? Sì, sono qui da quasi 10 anni. Era davvero singolare. Adorava questo posto. Me lo ricordo. Chi è il proprietario adesso? Non lo sappiamo. Siamo in contatto con l'avvocato da quando lui è morto. Stanno cercando una soluzione. Occuparsi di tutto deve essere impegnativo. Infatti, ma il risultato ne vale la pena. Grazie. Benvenuta. Anche con i ragni? Anche con i ragni. Perché intanto non vai a sistemarti in camera? Stasera ceneremo nel Boma e poi domani mattina vedremo l'avvocato. Fantastico, ti ringrazio. Jason, mostrale la stanza. Bene. A dopo. Ciao. Grazie mille. È un piacere. Ok. C'è una giraffa nella mia stanza. Ciao Kira, allora sei riuscita a esplorare il territorio? No, in realtà, ma il territorio è venuto a esplorare me. Ok, cosa intendi? Si è presentata una giraffa. Giusto, no, sai, lo fanno, ma... Sta tranquilla, sono docili. Ah, ne sono sicura, ma vedi, non mi aspettavo di trovarne una nella mia stanza. Bella però, Bellissima. È magico vederle correre libere nella savana. Se vuoi, ti ci porto domani, un'esperienza indimenticabile. Mi piacerebbe. Volevo chiederti una cosa. Sembra che non ci siano tanti turisti. È normale in questo periodo dell'anno? Beh, sicuramente ce ne sono meno del solito. Vedi, lavoriamo con turisti europei per lo più e il valore dell'euro è sceso ora. Quindi è difficile viaggiare. Oh, Kira, puoi ritenerti libera di ignorare ciò che dice quest'uomo. Io di solito lo faccio. Ehi! Buona a sapersi. Magnifico, siete tutti qui. Kira, non ti ho presentato Sbu. È lui che si occupa della ristorazione qui a Cthulhu. Allora sarà meglio che stia nelle sue grazie se voglio mangiare. Tom non è nelle mie grazie da diversi anni, ma lo faccio mangiare lo stesso. Ok, che cos'è? Prendetevela con Tom stasera? Oh, e prendetevela con Tom tutte le sere, meglio della charada. Sempre carina, eh? Sapete, mi avete fatto tornare in mente un vecchio proverbio africano. Devi ritornare alle vecchie pozze d'acqua, non solo per l'acqua. Amici e sogni sono lì per incontrarti. Oh. Salute! Salute! Ah, era tutto davvero buono. Non avrò fame per una settimana. Ah sì? Appena vedrai la colazione nella savana domani, la fame ti tornerà e come? Spero che zio Irving abbia lasciato una carriola per sollevarmi dopo che avrò preso almeno 50 kg. Per questo si chiama vacanza. Buonanotte, Kira. Buonanotte. Notte. La cena era davvero ottima. Siamo stati bravi. Direi che è andata bene. Incredibile. Tu lo fai per tutti i tuoi ospiti? Questo è ciò che Irving voleva per la lettura del testamento. Kira, lui è Glenn Wood, uno degli avvocati di Cthulhu. Signorina Slater, abbiamo parlato al telefono. Sì, è un piacere conoscerla. E conosci Tom e Allie? Assolutamente, salve. 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 Ok, beh, direi di cominciare. Certamente. Bene. Prego. Sì. Dove mi siedo? Signorina Slater vuole sedersi a capotavolo. Sul serio? Sì. Ok, grazie. Dunque,
direi che abbiamo parecchie cose da esaminare, come alcuni tesori personali che Irving ha lasciato a determinate persone, tipo la collezione di monete e quella di fischietti da safari. Ma prima di tutto dobbiamo parlare del proverbiale elefante in salotto. Voleva che Ukutula fosse gestita nel modo in cui aveva fatto lui tutta la vita. E sapeva che affinché ciò si realizzasse, doveva restare alla famiglia. Quindi ha ceduto la piena proprietà della riserva alla parente in vita più vicina, Kira Slater. Mi scusi, cosa? Un brindisi. Benissimo, certo. Akira. 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 Sarei dovuta andare a Scottsdale. Quindi mi ha lasciato questo? Tutto questo? So che questa è una sorpresa. Cosa? Oh, no, no, no. Una sorpresa sono i palloncini, persone con le trombette. Una sorpresa non è una riserva naturale. In Africa. Insomma, è sicuro che non mi abbia lasciato qualcos'altro? Tipo, non so, magari il Serengeti o, non so, la Sfinge? Perché in realtà pensavo mi avesse lasciato i fischietti. Sei venuta in Africa per i fischietti? Beh, i fischietti li ha lasciati a Tom. Signorina Slater, avevamo previsto che potesse, come dire, sentirsi impreparata. Sì, è così, del tutto. Ci rendiamo conto che è una grande responsabilità, ma se volesse vendere... Ecco. Che cos'è? Un'offerta per comprarla. Aspetti, comprarla? Un'offerta da parte di chi? Da parte di una rispettabile famiglia di imprenditori. Non Artie Warrington, vero? Aspetta, chi è? La Warrington Group gestisce numerosi resort. Sì, perché loro soddisfano un certo tipo di turismo. Giusto. I loro resort sono tutti uguali, non hanno personalità. Ukutula è speciale. Forse dovremmo sederci e goderci la colazione. Parliamone con calma. Sono sicura, andrà tutto bene. Non se Ukutula sarà venduta a Artie Warrington. Kira, non devi farlo. Sicuramente c'è qualcun altro che vuole comprare Ukutula. Troverò un altro acquirente. Temo che non ci sia, questa è l'unica offerta. Allora dovrà tenersela. Tenerla? Sì. Tenerla? Io tenerla? Molto divertente, perché sai, ho un appartamento in affitto. Io noleggio la macchina, non ho nulla. Io non posso avere una riserva africana. Vuole che mi occupi della vendita? Si risolverà tutto. Non posso pensare che venderà Ukutula a Warrington. Mi sorprende che ti dispiaccia. Allie, sono io. Adoro questo posto. Allora perché stai ancora valutando quel lavoro negli Stati Uniti? Non è così. Non hai ancora detto no? Ho qualche settimana per decidere. Con tutto lo scompiglio che c'è, pensavo che... Che è un bene avere delle opzioni. Sì, che ora sembrano svanite. Dobbiamo trovare qualcuno che apprezzi Ukutula per ciò che realmente è. Io sono d'accordo, ma non è me che devi convincere. L'avvocato mi ascolterà. L'avvocato non possiede Ukutula, Tom. Kira sì. Dobbiamo trovare un modo per convincerla a non vendere. E io ci riuscirò. Se non decidi che accettare quel lavoro è una buona idea. Che io resti o no, non lascerò che Ukutula vada a Warrington. Ok. La domanda è, Kira vorrà la stessa cosa che vuoi tu? Posso farla innamorare? Sì, della riserva. Offensiva seducente, eh? Oh, peccato che serve fascino, però. Tu... Ti ha lasciato tutto? Sì, insomma, tutta questa cosa è pazzesca. La buona notizia è che c'è qualcuno disposto a comprare, quindi devi solo dargli le chiavi. Sì, hai ragione, credo di sì. Che vuol dire credo di sì? C'è un ragazzo qui che non ha detto cose edificanti sul tipo che vuole comprare. Non è un problema tuo? No, lo so, ma io voglio che vada in buone mani. Insomma, è così bello qui. Hai dato un'occhiata all'offerta o... Sì, e l'avvocato vuole che mi veda con l'acquirente domani. Io, scusa Brad, sono ancora un po' scioccata. Mandami tutto via mail. Ti farò sapere se è una buona offerta. Ok, grazie Brad.
perché prima risolvi la cosa e prima potrai vedere la tua fantastica sorpresa. Mi hai comprato il Lincoln Park Zoo? Cavolo, hai indovinato. Ciao. Ciao. Ecco un'altra cosa che pensi di risolvere da solo. Perché non chiami un meccanico? Non serve un meccanico, grazie, ma... Che fai? Prova adesso. Molly. Oh, funziona! L'ho aggiustata! Oh, tu l'hai aggiustata? Certo che sì, non funzionava appena sono arrivata qui. E adesso sì, quindi causa e effetto. Questa non è scienza, non funziona. Oh, ciao, così. Kira, è ancora mattina, buongiorno. Ho dormito fino a tardi, è solo... Insomma, il jet lag... Tranquilla, capita ai migliori di noi. Vero, Tom? Sfodera il tuo fascino, andiamo. Sì, il jet lag è una sofferenza. Già, irresistibile. Allora, Kira, cosa hai in agenda per oggi? Beh, devo vedermi con Artie Warrington questo pomeriggio. Speravo che ci fosse un modo per andare lì che non contemplasse un aereo. Sì, organizzeremo tutto noi. Ci vorrà più o meno un'ora. D'accordo, grazie. Figurati. Ehi, hai fame, Kira? Sinceramente mangerei un bisonte. Bene, meraviglioso, perché Tom ha un bel programmino per voi due. Davvero? Certo. Sì? Stava andando a prendere delle provviste. Ti porterà nel posto più bello della riserva, Rock Lodge. Rock Lodge? Devi assolutamente vederlo. È magnifico. Direi che è fantastico. Ok, prendo un cappello. Qui tra 10 minuti? Perfetto, d'accordo. Splendido. Che stai facendo? Mi raccomando, fascino. Scusa, ma vedi, le strade qui sono piene di buche. Tranquillo, è ovvio che non hai guidato a Chicago ultimamente. Direi di no. Benvenuta a Rock Lodge. Wow. Wow, questo è davvero, davvero wow. Scusa, so che lo dico di continuo, ma... Tranquilla, merita wow a ripetizione. Wow. Senti, volevo parlarti della vendita della riserva. D'accordo. Mi chiedevo, sai, magari... Non dovresti. Non dovrei vendere? Sì. E che dovrei fare? Tenerla? Perché no? Perché io sono una web designer con un lavoro, una vita, un ragazzo a Chicago e non potrei gestire Cutula. Giusto, ma non dovresti. Luasi e io ce ne occupiamo ogni giorno. Sì, ma c'è tanto da fare. Insomma, serve una campagna pubblicitaria. Il sito ha bisogno di essere aggiornato. Ci sono molte cose da riparare e non abbiamo soldi per farlo. O dovrò ripristinare il trasporto sugli elefanti dall'aeroporto. So che sarebbe un rischio. No, sarebbe proprio una follia. A mio zio piaceva rischiare, non a me. Beh, tutti vogliono un po' di avventura nella vita. No, tutti vogliono un po' di stabilità. Io non voglio preoccuparmi di non avere più soldi per il cibo delle giraffe del parco. Mangiano foglie, è pieno Visto? Di foglie. Non so nemmeno cosa mangiano le giraffe. Col tempo imparerai, ti insegnerò. So che Cutula è importante per te. Questa riserva, insomma, è il frutto del lavoro di una vita. Mio zio la amava, ma tenerla non è un'opzione realistica. Credo che dovremmo tornare a Lodge.
Non intendevo. Lascia farti... stare. Dai, metti moto. È uno scherzo, spero. Chiamo via radio la base e manderanno qualcuno a prenderci. Tom, base, mi ricevi, base? Tom, base, andiamo, base. Le montagne a volte interferiscono col segnale. Tom, a base, mi ricevi, base? E io suppongo che camminare non sia un'opzione per via degli animali feroci. Non c'è da preoccuparsi, seguiremo la procedura. È questione di tempo, capiranno che c'è un problema e qualcuno verrà a prenderci. Ah, ok, e quanto tempo ci vorrà? Qualche ora. Spero. Bene. Ok, solo qualche ora. Allora, che possiamo fare nel frattempo? Facciamo il gioco degli animali? Penso che dovremmo tornare di sopra. Sì, io torno di sopra. Quindi sei una web designer? Non ti darò un biscotto. Non voglio un biscotto. Sì che lo vuoi, sono deliziosi. Volevo fare conversazione. Sì, sono una web designer. Interessante. Ti piace il tuo lavoro, creare e sviluppare siti? Sì. Ma mi occupo di web marketing per grosse aziende, il che non è così esaltante. Vorrei trovare la mia strada. Fare qualcosa che mi appassioni. È quello che cerchiamo tutti. Beh, penso che tu abbia trovato la tua. Sì, però ci metto troppa passione a volte. Come mai sei finito qui? Da dove vieni? Kansas. Sono cresciuto in una fattoria, perciò ho sempre amato gli animali. Non ci sono leoni in una fattoria. No, ma le mucche possono essere molto aggressive. Ho studiato zoologia e ho avuto fortuna. Mi hanno reclutato per venire qui. Quindi ora ho a che fare con leoni, elefanti, giraffe. Oh, gli elefanti. Gli elefanti. Sai, sono venuta solo un paio di volte da bambina, ma per me gli elefanti... Ce n'era una che... Come si chiamava? Credo si chiamasse Kimba. Sì, salvata da un circo. È ancora qui. Non mi dire davvero? Sì. Ti ci porto se vuoi. Io... A una... Una condizione. Quale sarebbe? Riguarda i biscotti. Ah. Grazie. Avevo detto un biscotto. Luasi ed Ally. Luasi, qui Ally. Hai visto Tom? No, da quando lui e Kira sono andati a pranzo. Non sono tornati? Io non li ho visti. Erano diretti a Rock Lodge. La ricezione non è buona lì. Perché l'ha portata là? Non lo so. L'ha vista, forse? Sono in macchina con Harry ora. Vado lì per assicurarmi che sia tutto a posto. Irving era un grande uomo, davvero. Pieno di vita e di energia. Ma purtroppo, quando la sua salute è peggiorata... Non ha potuto fare gli investimenti necessari a Ukutula. Questo ovviamente ha reso più difficile il mio lavoro. Mi dispiace, quando ero bambina questo posto era... Quanti anni avevi? La prima volta? Sì. La prima volta avevo, penso, 5 o 6. L'ultima volta avevo 10 anni. Lui faceva apparire questo posto così magico. Lo è. Perché non sei più tornata poi? Mia madre è morta e mio padre e io abbiamo viaggiato molto. Mi dispiace. Grazie. Sì, e insomma, dopo tanti spostamenti, desideri un po' di stabilità, sai? Non c'è niente di male in questo. Già. Tuttavia, è anche vero che se non fossi venuta qui, non avresti visto un tramonto come questo. È davvero? Ah, è così, così. Puoi anche dire wow. Grazie. Wow. Sì, wow. Quindi hai un ragazzo a Chicago? Esatto. Sì, ecco, lui si chiama Brad, è fantastico. Bene, bene. Sì. E
Tu? Ciao! Ali! Quanto ci hai messo a capire che eravamo scomparsi? Scomparsi? Sì. Come sei drammatico? È stato forse rapito dai gorilla? Poteva succedere. Scusate, vi dispiace se restiamo a vedere il tramonto? No? È di pessimo gusto. Sì, tutto ciò che fa Warrington è di pessimo gusto. Senti, grazie per avermi accompagnato a Johannesburg. Soprattutto per incontrare il tizio che vuole comprare la riserva. Ehi, oggi faccio solo l'autista. Niente pressioni, tranquilla. Beh, grazie. Kira? Sì? Anche se l'acqua è calma, non significa che non ci siano i coccodrilli. È un proverbio africano. L'hai rubato all'Oasi? No, è autentico. L'Oasi se l'inventa per avere sempre ragione. Sta attenta. Ok. Signorina Slater, benvenuta al Warrington di Johannesburg. Sono Archie Warrington. Salve, sono Kira. Che posso offrirle da bere? Un tè freddo andrà benissimo. Due tè freddi? Allora, le piace il Sudafrica? Sì, è bellissimo qui. Ne siamo molto orgogliosi, prego, si accomodi. Deve togliermi una curiosità. Com'è stato sapere che Irving le ha lasciato Cthulhu? Ero scioccata, totalmente incredula e... sa, anche abbastanza spaventata. Posso immaginare, ma conosceva bene Irving? No, in realtà. Erano parecchi anni che non lo vedevo o gli parlavo. Era un grande uomo, solo che non era portato per gli affari. Madam? Anni fa, quando mio padre gestiva gli Warrington Resort, ha provato ad aiutarlo, l'ho fatto anch'io. Irving era orgoglioso. Aiutarlo come? Comprando il posto e investendo dei capitali per migliorarlo. Abbiamo tutte le risorse per farlo. Presumo che abbia esaminato la mia offerta. Oh, sì, certo. Voglio solo assicurarmi che sia nel migliore interesse di Cthulhu, che non diventi un altro hotel. Kira, so che la mia famiglia ha la reputazione di pensare solo al profitto, però, vede, so cosa rende Cthulhu speciale e voglio conservarla così. Fantastico. Sono propensa ad accettare, ma devo discuterne con l'avvocato e con chi lavora nella riserva. Capisco, si prenda tutto il tempo che vuole. La ringrazio. Ehi! Ehi! Allora? Com'è andata? L'acqua era... molto calma. Senti, io... non intendevo intromettermi o influenzare la tua opinione. No, comunque l'hai fatto. Tranquillo, però, lo apprezzo. A volte vorrei solo poter fare di più. Ti dispiace se facciamo una deviazione tornando? E restare bloccati in mezzo al nulla, perché non ho i biscotti. È così bello. Wow. Quanto ricordi del tuo viaggio da bambina? Sai, purtroppo poco, ma il villaggio è così diverso adesso. Probabilmente è cambiato da allora. Stai insinuando che sono vecchia? Non userei mai. Questo posto è una parte importante di Cthulhu, sai? Davvero? Sì. Molti dello staff vivono qui. Noi facciamo del nostro meglio per aiutarli. È dura per quei villaggi che non hanno un partenariato con una riserva. Ma in che cosa consiste? È normale oggi per un villaggio essere davvero parte di una riserva. È coinvolto nella protezione del territorio, degli animali, e questo diventa motivo d'orgoglio per tutto il villaggio. È incredibile. In questo modo hanno sussidi e agevolazioni fiscali. È magnifico. Questa bellissima canzone da dove viene? Dalla scuola costruita da Irving. Davvero? Sapeva che quei bambini erano il futuro di Cthulhu. Awela, ne arriva pa la mutua.
avuto il tempo di controllare l'offerta e mi sembra abbastanza solida. È quello che pensa anche l'avvocato. Sei riuscita a esaminarla? In parte, io sono stata molto impegnata. Sai, sono stata in un villaggio Zulu ieri. È incredibile, e ho visto i bambini della scuola costruita da mio zio. Fantastico. E poi ho fatto il sito. Quale sito? Il sito di Cthulhu, lo sto ridisegnando. Avevi detto che non avresti lavorato. Sì, lo so, ma avevo l'ispirazione e ho voluto farlo. Cthulhu ti ha ispirato. Brad, non sai quanto è bello qui. Kira? Oh, scusa, arrivo subito. Ti saluto, devo andare a vedere gli elefanti. Ti chiamo dopo. Bacio. Ciao. Sono così. Sono davvero... Di nuovo wow? Ah, no, non credo che wow basti. Aspetta, dov'è Kimba? Ancora non la vedo. Ha un cucciolo, perciò a volte rimane indietro con il resto del brano. È la matriarca ora. Kimba è la matriarca? Sì, sembri sorpresa. Quando venni qui, stava socializzando con il branco. Le ho dato da mangiare una volta. Non mi dire. Sì, ero piccola, avevo 10 anni e, insomma, mi nascondeva il sole. Sì, però mi sono avvicinata e... Ah, era così dolce. Chissà se si ricorda ancora di me. Beh, dicono che gli elefanti non dimenticano. Se pensi che solo 100 anni fa ce n'erano 3 milioni di esemplari in Africa, ne sono rimasti solo 500.000 oggi. Il cucciolo di Kimba potrebbe vivere 70 anni proprio perché è nato in un posto come Cthulhu. Ecco perché è importante la riserva, non solo per Kimba e la sua famiglia, ma per tutti gli animali. Tutti dovrebbero vedere questo. Sì, sono d'accordo. Troppa passione, vero? No, ma è abbastanza. Buon pomeriggio, signori. Ah, ciao, Anne. Guarda, John, c'è Anne. Pensa che non le presti attenzione. Oh, caro, siamo sposati da 30 anni. So che non mi trovi più attraente. Sarò il vostro ranger per i safari di oggi. Quindi, quando avete finito, possiamo andare. Ah, non vediamo l'ora. Siamo eccitati, vero, John? Sì, ammesso che ci porti a vedere i leoni oggi. Ah, oh, beh, detto. Potreste essere fortunati. Ho sentito uno dei ranger e ha detto che li hanno appena visti. Davvero? Mm-hmm. Molto grandi. Quanto grandi? Con folte criniere e grossi denti. Non farmi parlare dei denti. Prendo la macchina fotografica. Gli uomini adorano i leoni. Enormi TV, sport e leoni. Sono contenti così. Hai ragione, credo. Ciao. Com'erano gli elefanti? Ah, voglio portarmene una a casa. Generalmente non passa inosservato. Sì, giusto, e probabilmente non entra nel bagaglio a mano. No. Ehi, ho un'idea. Venite in safari con noi questo pomeriggio. Sì. Ah, mi piacerebbe, ma se è d'accordo la signora Bagwell. Ah, ti prego, chiamami Evelyn. Certo, più siamo meglio è. Bene. Ho parecchie cose da fare, perciò passo. Ma non saresti venuto comunque, andiamo a vedere i leoni. Non andate via senza di me. Capisci che intendo? Leoni! Ok. Questi sono gli icaoni. Chiamati anche lupi verniciati per via del pelo chiazzato. Wow, sono straordinarie e hanno le orecchie così rotonde. Già. Sono rimasti meno di 4.000 nel continente. Oh, e sentite quello squittio? È così che abbaiano. Davvero? Sì, sono davvero adorabili. Ma che ne dite di andare a vedere i leoni? Sì, sì, forza e coraggio. Sì, d'accordo. Ciao, piccoli! Ce ne sono altri anche qui. Oh, sono così maestosi, vero? Oh, sei sicura che possiamo avvicinarci? Oh, certo, sì. No, sono tranquilli. Cacciano di notte, quindi siamo a posto. Restate sulla jeep e non fate rumore o movimenti improvvisi, d'accordo? Non c'è niente di cui preoccuparsi, ok? Non siamo nella catena alimentare.
Sono incredibili. Non ci si stanca mai. Non c'è niente come vederli dal vivo. Oh, sì. Questa è vita. Sembri tu il sabato pomeriggio, John. Non sono in via d'estinzione. È una specie a rischio. Sfortunatamente la popolazione dei leoni qui in Africa si è dimezzata dagli anni 90. Dimezzata? Sì. Ah, che peccato. Guarda la criniera. Sì, pazzesca, vero? Sono davvero enormi, lo so. Grazie. Tom, quei leoni erano magnifici, incredibili. Sai che hanno dei canini lunghi 10 centimetri? Percepiscono il battito dell'arteria giugulare della preda. Una pagina Wikipedia che cammina. Devo regalargli una maglietta con questa scritta. È bello però appassionarsi a qualcosa. Sì, se non pensasse di poter risolvere tutto da solo. Per questo credo che dovrebbe accettare quel lavoro negli Stati Uniti. Quale lavoro? Oh, ha avuto un'offerta da un centro per il recupero della fauna selvatica a New York. Davvero? Sì. E pensa di accettarla? Lui dice di no. Io non ce lo vedo lontano da Okutula, ma se Warrington comprasse... Scusa, non volevo sollevare l'argomento. Tranquilla. Senti, io so che la vendita sarà un problema e... Io ti capisco. Ascolta, non me ne vado da qui. Non mi strapperanno da questa terra. Non andrai con Tom? No. No, perché dovrei? Beh, io pensavo che visto che voi... Ecco, perché voi siete... Oh, no. No, Tom è mio fratello. Il mio fratellastro, in realtà. Sua madre sposò mio padre quando eravamo piccoli. Oh, ti chiedo scusa. Tranquilla. Sono così imbarazzata. Che mi dici di te? Ce l'hai il ragazzo? Sì, Brad. È fantastico. Una bella persona. Fantastico. Grandioso. Sì. Entriamo? Sì. Ok. Ehi! Ciao! Cos'è, lavoro? Una specie. Scusa, non te l'ho chiesto. Ne vuoi una? Salute. Ma le grandi menti. Posso? Certo. Su cosa stai lavorando? Beh, diciamo che mi sto cimentando sul sito di Okutula. Posso vedere? Solo se mi prometti di tenere presente che è un work in progress. Sai le zebre di cui ti parlavo? Di sicuro usano internet meglio di me. Va bene. Ecco qua. Vedi, da qui accedi per prenotare. E poi gli utenti possono scegliere le escursioni da fare e fissarle in anticipo. Stavo pensando che se tu mettessi delle telecamere nella riserva, potrebbero vedere i leoni o gli elefanti o... Se pensi che solo 100 anni fa ce n'erano 3 milioni di esemplari in Africa, ne sono rimasti solo 500.000 oggi. Kira, sono veramente esterrefatto, è incredibile. E hai fatto tutto questo in un paio d'ore. In realtà non si può ancora accedere a niente, ma spero che Artie Warrington chieda la mia consulenza. Sai, insomma, potrei gestire il sito da Chicago. Certo. Sono senza parole. È meglio che vada. Ehi, Tom. Buonanotte. Buonanotte, Kira. Buonasera, Kira. Io tra poco vado. Volevo solo dirti che, comunque, i membri del nostro staff sono a tua disposizione per qualsiasi cosa dovessi aver bisogno. Loasi, non devi continuare a farlo. Fare cosa? Trattarmi come una regina. Davvero, io ho la sensazione che abbia a che vedere con la vendita della riserva. Vogliamo solo metterti a disposizione tutto quello che Okutula ha da offrire. E io ti ringrazio tanto, ma sai che non posso tenerla, vero? Mi sentirei persa qui. C'è un proverbio. Sentirsi persi è imparare la strada. Sai, Tom pensa che te l'inventi per averla sempre vinta. E funziona quasi sempre. Già. Ah, tu, lui e tutti quelli che lavorano qui, siete come una famiglia. Oh sì, è così. Sai, quando sono venuta qui, io ero veramente molto giovane. Facevo la cameriera allora e non era proprio quello che avevo in mente. Cosa volevi fare? La cantante! Mi ricordo che cantavi per farmi addormentare.
Com'era la canzone? Sleep, pretty baby, please sleep, precious princess, you are the love of my life, my special angel, sweet dreams. Sì. Ah, hai una bella voce. Grazie. Sai, se avessi fatto la cantante, non avrei mai conosciuto mio marito. Ovviamente non avrei avuto i miei figli o tutti i miei nipoti. Non avrei neanche avuto questa grande famiglia che ho qui. Quindi, niente rimpianti. E penso anche che, a volte, sia l'universo a mostrarci la strada, anche se non sappiamo che la stiamo cercando. Un altro proverbio. Beh, questo me lo sono proprio inventato. Buonanotte, Kira. L'oasi. Buonanotte. Grazie. Ti voglio bene. Anch'io. Il cellulare scoppierà con tutte le foto che sto facendo. Il tuo compleanno? No, in realtà è dopodomani. È la mia collega Vicky che adora trasformare i compleanni in un evento e twittare con tutto il mondo. Ok, dobbiamo organizzare una festa. Non ce n'è alcun bisogno, no. Perché no? Perché non voglio che vi prendiate il disturbo e non ho 6 anni. Scusami, tutti meritano una festa e ti prometto che sarà molto sobria. Come li vuoi i cartoncini per attacca la coda all'asino? Eccovi qua. Ehi. Andiamo, venite a vedere. Che cosa? Muovetevi. Ok. Quei due là sono Kimba e il suo cucciolo. Il piccolo di Kimba. Kira. Che c'è? Perfetto. Ah, ecco così. Wow. Grazie. Grazie. Per cosa? Per cosa? Che vuol dire per cosa? Per gli elefanti, per quel magnifico elefantino. È Kimba che dovresti ringraziare. Sì, giusto, è vero. Ah, non li avrei visti se non fosse stato per te. Non avrei visto niente. Grazie. Prego. Kira, ecco io. Kira! Brad! Sorpresa! Così caldo qui. Ti prego, dimmi che le stanze hanno l'aria condizionata. Ancora non riesco a credere che tu sia qui. Fa parte della sorpresa di compleanno. Stavo prendendo un aereo per Scottsdale, ma... Ma ne hai preso un altro? Un altro per l'Africa? Infatti. Perché non potevo? Non sei felice di vedermi? Ah, certo. Sì, sono solo... Sorpresa. Era questo lo scopo. E pensavo di poterti aiutare con la vendita. Vendita? Della riserva. Vedi, l'ultima volta che abbiamo parlato, mi sembravi un po', non lo so, confusa su cosa fare con questo posto. Non direi confusa, in realtà. Combattuta, forse. Ma non ho scelta, insomma, non posso tenerla. Hai firmato il contratto? Non ancora. Perché no? Che stai aspettando? Di assicurarmi che sia la cosa giusta da fare. È questa la cosa giusta da fare. Fidati, sono un foglio di calcolo vivente, ricordi? Sì. Faranno 50 gradi qui. Come fai a resistere? Credo di essermi abituata. Brad, questo posto è così... riesci a farti vedere le cose con altri occhi. Faremo un'escursione domani e capirai di cosa parlo. Ti piacerà, te l'assicuro.
Sì, benissimo. Fa solo un po', sai, caldo. Quanto dobbiamo camminare ancora? Più o meno 4 ore. Ma dite che è sicuro camminare qui? Siamo, sì. Siamo in mezzo alla giungla. Sì. State vicini, seguiremo il sentiero. Venite dietro a me. Ok, sul serio, quanto manca ancora? Vedi quelle rocce? Sì. Lì finisce. Ok, bene. Ti assicuro che il panorama ne varrà la pena. Beh, se non altro brucerò abbastanza calorie oggi. Questo è sicuro, considerando che hai scalato una collina in Africa. Vorrei capire come si imposta il contapassi. Brad, guarda che vista. Insomma, immagina svegliarsi con questa vista tutti i giorni. Abbiamo camminato da laggiù. Sì, è una bella scarpinata. È bello, ma sai, è come Chicago una mattina d'estate. Brad, guarda quelle giraffe. Sì, le abbiamo già viste allo zoo. No, è molto più emozionante vederle correre libere. Ehi, attenta, Kira. Inizia a parlare come Tom. È bello, certo. Ti toglie il fiato. Questo ce lo portiamo a casa. Ehi, eccoti. Ciao. Ti sei divertito oggi? Sì, sì. Capisco perché ti piace qui. Ma devo ammetterlo, non vedo l'ora di tornare alla civiltà. È l'offerta di Warrington? Esatto. Sì, volevo solo ricontrollarla bene. È una buona offerta, anche secondo l'avvocato. Lo so, Brad, ma devo assicurarmi che Ukutula venga protetta. Gli animali, le persone... Capisco. Sai che ti dico? La ricontrollerò meglio. Ok, insomma, se vuoi farlo, va bene. Grazie. Certo. Ho una videoconferenza con Chicago ora, quindi lo farò quando ho finito. Sì, grazie. Che stai facendo? Niente. Stavo solo... Niente. Ok. Vuoi andare a parlarle? Parlare di cosa? Tom, ho visto il modo in cui la guardi. L'altro giorno sembravi l'uomo più felice del mondo. È stato un bel momento. C'era il piccolo elefantino. Va a parlarle. Ha un ragazzo, Allie. Lui è qui. Sì, non dico di sfidarlo a duello e di rapirla caricandola sulle spalle. Va solo a parlarle. Ehi. Ciao. Dov'è Brad? In camera sua. Lì è più fresco. Ah, fa abbastanza caldo. Io non ci faccio più caso ormai. Sì, pure io. Stare qui non gli piace molto. È diverso qua, deve abituarsi. È stato carino a fare tutta questa strada. Io non ho nessuno che attraverserebbe mezzo mondo per me. Sì, non c'è nessuno di speciale nella tua vita. Beh, ho gli animali. Ma qui sono molto impegnato, quindi... non ho tempo per la vita sociale. E questo è quello che vuoi? Sì. Insomma, non sono esattamente l'uomo medio americano, ma... Che in genere non tiene a bada gli elefanti. No. Ma il matrimonio, i figli, una famiglia felice. Sì? Certo che voglio questo. Con chi ama questo posto come lo amo io. Questa è stata una settimana strana. Già. La domanda è in senso negativo o positivo? In senso positivo. Io non avrei mai pensato di uscire dal mio guscio. Non credo sia necessario uscirne. Magari basta solo ampliarlo. Può darsi. Quindi a Chicago prenderai lezioni di paracadutismo, giusto? Non se ne parla, niente paracadutismo. Mi scusi, mi dice come andare a Johannesburg, per favore? Non c'è problema, venga.
caldo. Signor Wilson, grazie della chiamata. È bello qui. Eccezionale il nostro brand. Allora, è qui per rappresentare Kira Slater? Sì. Sono il suo consulente finanziario. Oh? E il suo parere? Chiudere il contratto il prima possibile. È una buona notizia. Pensavo che non avremmo fatto passi avanti. No, no. Stiamo facendo passi avanti. Kira vuole aggiungere alcune clausole. Che tipo di clausole? Qualche piccola modifica. Riguardante la salvaguardia della fauna e del territorio, roba del genere. Si fidi di me, per gli Warrington è una priorità preservare la natura incontaminata. Beh, allora, credo che sia tutto a posto. Venga, le mostro l'hotel. Bene. Dove sei stato? Ti cercavo prima. A preparare la sorpresa per il tuo compleanno. Brad, non devi fare niente. Ma l'ho fatto comunque. Fidati di me. Ti piacerà un sacco. Non so se tu lo sai, ma io sono affamata. Anch'io. Vediamo cosa ha preparato Sbu per cena. D'accordo. Buongiorno, Kira. Buon compleanno. Grazie. Posso parlarti un secondo? Oh, certo. Loasi, ho pensato molto a quello che hai detto. A come le persone qui sono una grande famiglia. È ovvio che questo è più di un lavoro. Ukutule è come una casa. In tanti modi diversi. Quindi se la vendessi a te e a tutti i dipendenti, così tu, Tom e Ally saresti sicuri che niente cambierà. È un pensiero davvero gentile. Ma non so come potrebbe funzionare. Anche se mettessimo insieme tutte le risorse, non basterebbero mai. La venderò per un dollaro. La darò a te. Questo è molto carino da parte tua. Ma gestire una riserva è molto costoso. Per questo non posso farlo da sola. Ah, servirebbe qualcuno pieno di soldi. Magari uno come Artie Warrington. Ehi, finalmente! Buon compleanno! Grazie, Brad. Hai visto Tom? Tom? No, perché? È una storia lunga, ma devo occuparmi di una cosa. Dovrei restare un po' da solo. Dovevamo passare il tuo compleanno insieme. Infatti lo faremo, solo che è molto importante. Non importante come la sorpresa che ho preparato. Non vedo l'ora di scoprire che cos'è, ma io devo fare questa cosa. Tornerò presto. Kira, aspetta. Senti, io non so che ti è preso da quando sei qui, ok? Brad, ma si tratta di salvare Ukutula. Non hai mai pensato a questo posto per anni. Insomma, perché è così importante ora? Amavo questo posto da bambina. Amavo come mi faceva sentire. Così libera, piena di energia, parte di qualcosa più grande di me. E ora che l'ho riscoperto, io non lo lascerò senza lottare. Faccio presto. Kira, che ci fai qui? Voglio trovare un modo per salvare Ukutula. Tu vuoi trovare un modo per salvare Ukutula? Volevo augurarti buon compleanno, ma possiamo parlare anche di questo. Io ora ho Ukutula. È molto strano per me dirlo, ma è vero. Il mio compito perciò è trovare un modo per preservarla. È quello che mio zio avrebbe voluto. Quindi vuoi tenerla? Voglio che rimanga in famiglia. Tom, voglio proteggerla. Giusto. Perché tenerla... Sarebbe pazzesco e impossibile. Insomma, anche se avessi abbastanza soldi, che dovrei fare? Mollare tutto, cambiare vita, trasferirmi in Africa per gestire una riserva? Perché no? Perché è assurdo. Dobbiamo andare a Johannesburg. Ok. Thank you.
aspettavo di vederla. Grazie. E Tom Henderson, di certo nemmeno te. Come va, Artie? Dipende da cosa ci fate qui. Coalizzati contro di me? No, niente del genere. Kira ha una proposta da farti. Prego, accomodatevi. Quando abbiamo parlato, ha detto che capiva quanto è speciale Ukutula e che voleva preservarla. Assolutamente. Certo, faremo dei cambiamenti attinenti al nostro brand, ma confido di trovare un equilibrio tra progresso e conservazione. Bene, perché quello che volevo suggerirle è, invece di comprare Ukutula, investa nella riserva. Insomma, diventi nostro socio. Mio socio. Ci aiuti a salvare Ukutula, a proteggerla, a preservarla. Non per sembrare avido, ma io che ci ricavo da questo accordo? Beh, potremmo mettere il vostro logo su tutti i veicoli e i lodge. E poi dimostrereste di avere una coscienza, tutelando un ecosistema in pericolo come la savana. Bel discorsetto. Quindi è interessato? A investire? No. Ma credo sia un'ottima strategia di marketing. Tutti sanno che Ukutula è una nave che affonda, per questo la mia è l'unica offerta. Perché sono l'unico a vederne le potenzialità. Quindi le do 2 giorni, fino a sabato a mezzogiorno, o la mia offerta verrà ritirata. Artie, firmerò. Kira, non devi firmare. Quale altra scelta abbiamo? Ma voglio una modifica. Che tipo di modifica? Una modifica per la salvaguardia di persone e animali. Il suo consulente finanziario me ne ha già parlato. Mi scusi, il mio consulente finanziario? Sì, Brad Wilson, è venuto ieri. Ho detto di non metterlo nel contratto ed era d'accordo. Senta, può fidarsi di me. 2 giorni. Ehi, finalmente! Buon compleanno! Grazie. Sai dove è Brad? Credo sia nel MoMA, per la cena. Okay. Che succede? È una storia lunga, ma penso sia arrabbiata con lui. Oh, oh. Perché oh, oh? Andiamo. Buon compleanno, Kira! Vi ringrazio molto, è stato bellissimo. Tom voleva dire qualcosa. Dicono che la bellezza non si giudichi dal numero delle persone che ti guardano, ma dal numero delle persone che ti sorridono. Non sappiamo cosa accadrà domani, ma quello che sappiamo è che stasera questo boma è pieno di sorrisi, perché ci sei tu. Tanti auguri, Kira. Buon compleanno! Grazie. Non dovevate. Il preferito di Irving. Che fortuna. E il piccolo di Kimba. Grazie. Discorso! 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 Oh no, Dio, non sono brava. D'accordo, ecco, io volevo ringraziarvi. Vi sono molto grata per tutto. Sapete, venire qui è stato... beh, come cambiare vita. E non solo grazie alla terra, agli animali, ma grazie soprattutto alle persone. Che dolce. Davvero. Quindi, grazie. Che belle parole. Che auguri. Sì, torniamo al lavoro. Sì, andiamo. Ok, ora tocca a me. Aprilo. Kira Slater, vuoi sposarmi? Gradite qualcos'altro, signori? No, grazie, va bene così. Kira,
Che diavolo succede? Perché sei andato ad Artie Warrington senza dirmelo? Avevi chiesto il mio aiuto. Per farti rivedere il contratto, non negoziarlo, l'hai fatto a mia insaputa. Kira, scusa, ok? Cercavo solo di darti una mano. Sai che sono bravo con i numeri, io sono un foglio elettronico. Io non voglio un foglio elettronico, io voglio un uomo che mi rispetti. Noi vogliamo le stesse cose, ok? Vogliamo sposarci, avere dei figli, una casa con la palizzata bianca, giusto? Giusto. Però io ti capisco, d'accordo? Io capisco che non ti aspettavi tutto questo e sono successe troppe cose. Prima tuo zio, poi l'Africa. Hai ereditato una riserva. Sì, tante cose. È meglio parlarne domani. Sai, ho bisogno di riflettere. Kira. Ti raggiungo in sala da pranzo tra un paio di minuti. D'accordo. Ok, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come va? C'è una parola africana quando ti senti completamente sopraffatta e incapace di decidere cosa fare? Don Duchel Hontela. Davvero? No. Ah, grazie, questo ci voleva. Allora, cosa fare? Già, se firmo il contratto e vendo a Warrington, forse distruggerà questo posto. E non c'è nessun altro acquirente. Se non firmo, insomma, non posso tenere. Kira, non parlavo di Ukutula per una volta. Ah, certo. Brad. Hai detto sì? Non ancora. Giusto. Avrebbe senso se... È del tutto ragionevole. Sì. Già. Sarà meglio che mi occupi degli ospiti. Certo. Qui Ally, sono alla stazione dei Ranger, occhi puntati sugli ippopotami. Entrambi gli occhi. Ricevuto. Ehi! Hai parlato con Kira? Ally, lascia stare. Perché ti comporti così? Così come? Tom, tu vuoi sempre sistemare le cose. E tu mi dici sempre di non farlo. Esatto, quindi... e tu non mi ascolti mai, quindi perché cominciare adesso? Adori sistemare le cose, Tom. Sistema questa. Io non so come. D'accordo. Insomma, Kira, la riserva, tutto. Ci ho riflettuto un milione di volte. Pensavo di farla innamorare della riserva. E l'ho fatto. Ma quello che non mi aspettavo... era innamorarti di lei. Ho soltanto complicato le cose. Per tutti. Ehi, vieni qui. Vieni qui. Andrà tutto bene. Grazie, sorella. Di niente, Tom. Sembra che tu abbia bisogno di questo. Oh, grazie. È stata una serata movimentata. È un modo per definirla. Suppongo che tu non abbia nessun proverbio per me riguardo a questo, vero? No, in realtà. Solo una cosa. Alla fine, dipende da te decidere cosa può renderti veramente felice. Giusto. C'è qualcuno che può portarmi sulla collina? Credevo ci fossi già stata. Infatti, ma... in realtà non mi sono goduta la vista. Dirò a un ranger di accompagnarti. Grazie. Mm.
cercando. Sono tornata sulla collina. Visto qualcosa di interessante? Certo. Sì, certo. Ma quello che non ho visto è molto più interessante. Che cosa? Niente palizzata. Io pensavo lo volessimo tutti e due. È perché sono andato da Warrington. È perché non mi hai rispettato abbastanza da chiedermi prima cosa volevo. Io ora ho Okutula. E tu mi vedi come una persona che deve essere protetta e non come una donna in grado di prendere le sue decisioni. Una compagna complice. Si può risolvere. No, Brad, questo non si può risolvere. Allora è per Tom. Ti sei innamorata? No. Riguarda solo me. Questo posto ti è cambiato. Sai, quando ero bambina, amavo l'avventura. Mi avvicinavo agli elefanti. Quando avevo 10 anni e questo posto, tornare qui, mi ha fatto capire che amo ancora l'avventura. Questo posto non mi ha cambiata. Mi ha fatto ricordare chi sono veramente. Mi dispiace. Beh, credo che allora partirò. Ok, allora accompagno gli Harrises alle 3, poi torno e porto i Bagwell a vedere il tramonto. Bene. A posto. Ehi, scusate l'interruzione, solo due cose. Brad deve essere accompagnato alla pista di atterraggio. Sta partendo? Sì. E tu rimani? Sì. Stai bene? Sì, sto bene. D'accordo. Beh, allora mi occupo io del trasporto. Grazie. E la seconda cosa? Luasi, posso avere qualcosa da mangiare e un po' di caffè? Anzi, tantissimo caffè. Dove vuoi essere servita? In camera mia va bene. Devo lavorare stasera. Certo. Grazie. Vicky, Vicky, sono Kira. Senti, ho bisogno del tuo aiuto e di tutti i tuoi follower. Sì, è ora di immergermi con gli squali. Ah, ti sei alzata presto. Ho lavorato tutta la notte. Avevo trovato una soluzione. Ho creato un sito con dei contenuti virali, ma non funziona. Queste cose non accadono mai di notte. Succede su internet, almeno così pensavo. Ehi, ciao, Tom mi ha chiesto di darti questo. Che cos'è? La sua lettera di dimissione. Ciao. Sono passata a vedere come stavi. Sto bene. Un po' delusa. Ma sai, almeno Okutula ha un sito nuovo di zecca. Quando torni a casa? Domani. Non ho motivi per restare una volta firmato il contratto. Hai parlato con Tom? Non so che cosa dire. Mi sento così irresponsabile. Non è colpa tua, Kira. Io sono la proprietaria di Okutula e le persone del posto facevano affidamento su di me. E senti di averci deluso. Di aver deluso Tom, soprattutto. Sì, un po'. Beh, questo è sciocco. Cosa? Che cosa vuoi dire? Tu gli piaci, Kira. E penso che lui piaccia a te. Tom accetterà il nuovo lavoro, io tornerò a Chicago, Okutula sarà venduta. Insomma, che differenza fa se Tom e io ci piacciamo? Penso che faccia tutta la differenza del mondo. Ma almeno devi dirgli addio.
Ehi. Sei in partenza? Sì. Parto stasera. Tu quando? Domani. Ti accompagna Brad alla pista di atterraggio? Troverò la strada per casa da sola. Mi dispiace. È tutto a posto. Credo che fosse arrivato il momento. Giusto. Comunque tornerai a Chicago. Sì, ho provato tutta la notte, sai, a cercare qualcosa che potesse funzionare. Quindi direi che non ho motivi per restare. Giusto. Non dopo aver venduto a Warrington. E tu hai accettato il lavoro a New York? Non ufficialmente. Devo chiamare lunedì. Bene. Nemmeno io ho motivi per restare. Giusto? Non dopo la vendita. Vado a Johannesburg, ma... Volevo solo dirti addio. Addio, Kira. Kira, ti serve un passaggio? Sì, sarò pronta tra mezz'ora. Grazie. D'accordo. Kira, abbiamo avuto 16 prenotazioni nell'ultima mezz'ora e più di 200 persone chiedono informazioni sugli elefanti. Davvero? Sì. Guarda qui, sono 26 ora. Se riuscissi a convincere Arti con tutte queste prenotazioni, se avessimo un socio. Un socio? Luasi, ho avuto una grande idea. Devo trovare Tom. Pronta? Stavo pensando, quando siamo andati al villaggio, hai parlato di partenariato. Come funziona? Se un villaggio è in partnership con una riserva, ci sono vantaggi finanziari per entrambi. Quindi c'è qualche ragione per cui non possiamo farlo con Ukutula? Non credo che il villaggio possa comprare Ukutula. No, cederò il 50% della proprietà. Cosa? Siamo a 26. No, siamo a 32 prenotazioni. Tom, il tuo video è diventato virale, funziona. Non voglio vendere, credevo non ci fosse un altro modo. Ma può darsi che ci sia. Allora parliamo con il capo. Forza! Andiamo? Ngozi, lei è Kira. Mi sono passi. Ce l'abbiamo fatta, insieme. Sì. Come ti è venuta quest'idea fantastica? Tom aveva parlato di villaggi in partnership e quando sono arrivate le prenotazioni, sai, l'ho vista come una possibilità. Così siamo andati dal capo che era entusiasta dell'idea. Ma questo non sarebbe stato possibile senza Kira e i ricavi del sito. Quante prenotazioni abbiamo ora? Controllo. Ah, più di 200. Inclusa questa, dovete leggerla. Non vediamo l'ora di tornare, ma ci sono i leoni? John e Evelyn Bagwell. Già, è fissato con i leoni. Credo sia il momento di firmare. Sì. Kira, vuoi sul serio condividere Ukutula con lo staff? Sì, Ukutula è una famiglia. Sì. Dovrebbe appartenere a tutti noi. Thank you.
Congratulazioni, socia. Congratulazioni, socio. Valeva la pena correre il rischio. Decisamente. A volte bisogna immergersi con gli squali. Cosa? Non importa. Tutti questi animali non hanno idea che forse hai salvato loro la vita. O che hai portato speranza e gioia a un intero villaggio. Sei una donna meravigliosa. Kira Slater. Grazie. Mi chiedevo anche se magari volevi correre un altro rischio. E cioè?